Contro la pedofilia crocifigge un bambino. Noto artista veneto, più volte presente alla Biennale di Venezia, Renato Meneghetti, per attirare l'attenzione sul problema pedofilia, da lui ritenuto la peggiore, la più efferrata e la più schifosa delle depravazioni, nel tentativo di risvegliare le coscienze di tutti noi per farci aprire gli occhi, crocifigge un bambino e ne getta un altro in un cassonetto dell'immondizia. Significativo il titolo di queste opere, raccolte nel ciclo No Pedo 2008, TG ore 13, Non ho più lacrime, TG ore 20, Snaturata. Bonito Oliva ha dichiarato: l'arte di questi ultimi anni ha segnato a livello internazionale il recupero dei contenuti, non che siano tornati al neorealismo e al realismo, ma in Meneghetti troviamo un realismo tecnologico con il quale trasmette messaggi che riguardano la cronaca, quindi la violenza, i soprusi, la sopraffazione, il razzismo, la differenza e l'indifferenza. Di Meneghetti. Ricordiamo le provocazioni che trasformano la cronaca in arte. Con queste opere l'artista ci lancia un appello. Per fermare questi depravati, è sufficiente la castrazione chimica?